Appuntamento per Officina Musica Summer Edition, di scena stasera il Giovanni Francesca Quartet. Abbiamo qui il leader del progetto, Giovanni Francesca, chitarrista, compositore, giovanissimo, da Benevento, insieme ai suoi partner, anche loro concittadini, anche loro messi insieme a questo bellissimo progetto, in questa formazione che ha anche un disco all'attivo, Genesi, uscito per A1, ottime le recensioni, e dovrebbe essere bissato da qualche nuovo album, un proseguo di cui penso ci parlerà adesso Giovanni. Giovanni, come è nato Genesi e che sviluppi ha preso in questi 2 anni e come è stato accolto? Genesi è un album che rappresenta tutte le mie esperienze musicali. Ho avuto la fortuna di suonare in diversi contesti nella mia vita, rock, pop, jazz, blues. Ho cercato di mettere a frutto tutto quello che ho imparato e l'ho fuso in Genesi, cercando di raggiungere un sound unitario che mi rappresentasse al meglio. Spero di esserci riuscito. Per me è molto importante la melodia. La melodia sta sempre alla base di tutto e cerco di sviluppare i temi in modo che ci sia respiro per tutti gli strumenti che fanno parte del gruppo, della band, del progetto. Infatti in Genesi ci sono tantissimi strumenti, sono circa 11 musicisti, insomma. Un po' perché ho la fortuna di conoscere tanti amici musicisti che mi sostengono e che collaborano con me, e un po' perché proprio c'era la necessità di avere colori diversi, quindi sfumature diverse, e quindi ho dovuto richiedere l'aiuto di tantissime persone. È stato un bel inizio, perché Genesi tra l'altro è stato scelto tra i migliori 100 dischi del 2012 dal Jazz Hit Award, e ci ha fatto fare diversi concerti, insomma, ed è stato accolto molto bene dalla critica e da giornalisti in genere. Sono molto contento e soddisfatto. Bene, a fianco a Giovanni Francesca abbiamo anche il trombonista della situazione, è un nuovo disco, Alessandro Tedesco con Armo Zain, fa parte sempre del progetto di Francesca, ma è anche Francesca che è nel progetto, nel nuovo quartetto di Armo Zain, con un repertorio che si avvicina, però ha anche delle caratteristiche molto diverse. Quali ce ne vuoi parlare un poco più diffusamente? Sì, questo nuovo progetto, che è un continuo del primo, che era Argonauta, uscito con l'etichetta Itinera, questo invece che è uscito a gennaio con la Blue Surge, ha sempre delle note di copertina fatte da Paolo Fresu, insomma, che ha speso belle parole per noi, e diversamente dal progetto di Giovanni, che basa tutto, diciamo, un po' sugli incastri delle melodie, un po' una sorta di sinfonia, il nostro Armo Zain un po' più respira un po' di più, cioè ci sono più parti un po' più aperte, si lascia un po' più di spazio, diciamo, all'improvvisazione collettiva, avendo sempre comunque delle strutture che poi a un certo punto vengono destrutturizzate, quindi aprendo un po' tutto il contesto dell'album a nuovi spazi che poi variano in base alle situazioni. E niente, insomma, è una sorta di collettivo che io milito nel suo album, lui nel mio, insomma, e altri, e giriamo un po'. Infatti stiamo pensando a questa cosa del collettivo, che potrebbe essere una cosa futuristica di Benevento, insomma.
Il Frequency Quartet è abbandonato oppure rimane sempre in piedi? No, è sempre la progettualità, diciamo, il colore, il sound è sempre lo stesso del Low Frequency, anche l'armozena ha lo stesso colore. Si apre un po' di più, ecco, ad alcune meno low. Bravo, meno low. Più high. Più high frequency, però diciamo che c'è sempre quell'idea, voglio dire, alla base, che poi si sviluppa, è un'evoluzione che tentiamo di raggiungere con varie sperimentazioni, ecco. Per quanto riguarda il tuo strumento nello specifico, vedi dei giovani oppure, diciamo, dei coetanei che stanno sviluppando un discorso a cui prestare attenzione, oppure c'è un appiattimento, un mangiare sempre nello stesso piatto secondo te per quanto riguarda proprio il trombone? Il trombone, sì. Il trombone è uno strumento un po' più, diciamo, sui generis, fortunatamente, nel senso che non ce ne sono tanti come può essere la chitarra oppure il pianoforte, voglio dire. Però ci sono giovani bravi in Italia che sono un po' più, tra virgolette, jazzisti, nel senso che stanno un po' più legati alla tradizione. Quelli da seguire sono i grandi, per me, tipo Petrella, voglio dire, che fa ha sempre cose nuove da dire, sempre avanti rispetto a quello che accade nel mondo, no? E lui segue sempre questa, per me è uno dei più grandi musicisti e lo seguo sempre con attenzione. Oltre a lui, voglio dire, ci sono tanti altri bravissimi trombonisti, per carità, però non moderni, voglio dire, attenti un po' a tutto quello che succede nel mondo, sì, un po', hai capito, legati troppo forse alla tradizione e, appunto, come dicevi tu, rimescolano un po' sempre le stesse carte. Abbiamo anche con noi il contrabbassista e anche bassista elettrico Dario Miranda, che ha insieme a Giovanni Francesca il progetto Telegraph, il Telegraph Trio. È un disco già uscito per la Leo Records di Leo Fagin, quindi è una grande etichetta di radicale di improvvisazione, e qui il discorso cambia un attimino, nel senso c'è molto più rischio, c'è molta più enfasi sull'estemporaneità, l'improvvisazione, sui suoni crudi e molto più deraglianti. Ci sarà un proseguo, perché sì, diciamo il disco è stato ben accolto dalle riviste, dai blog, dai siti. Sì, sì, è andato bene, sì, soprattutto all'estero. Sì, ma con Giovanni stiamo parlando di fare un secondo album, perché, come dire, ce lo meritiamo, ecco, anche perché per come è nato il progetto Telegraph sono più o meno 10 anni che abbiamo iniziato a suonare insieme con Aldo Galassi, il batterista. Mi piace proprio come è nato il disco, nel senso, con sedute di improvvisazioni dove abbiamo ogni volta registrato, per cui da là siamo stati attenti a scrivere quello che secondo noi poteva essere interessante, quindi, cioè, messo su carta, cioè messo su pentagramma, abbiamo estrapolato questi temi. Sì, il progetto, sì, hai detto benissimo, con bellissime parole, è questo, nel senso che abbiamo dei punti, sappiamo dove arrivare, temi, colori, però quello che c'è intorno è sempre lasciato all'improvvisazione, al feeling, alla serata, al posto dove stai suonando, per cui c'è una forte componente di improvvisazione. Sì, totale, tant'è vero che, come dire, è stato apprezzato da un'etichetta come questa inglese, che è abbastanza radicale. Ecco. Insieme ai Telegraph c'è anche il progetto degli Swedish Mobilia, sì. Dove nell'ultimissimo album ha avuto anche in 2 o 3 pezzi, ha trovato posto come ospite la tromba di Luca Quino. Sì, tornando al discorso del collettivo, siamo noi che ci spostiamo. Swedish è un progetto a cui tengo molto, è nato a Milano, che ho vissuto quasi 3 anni a Milano, l'ho avuto la fortuna di conoscere altri 2 musicisti, sono Andrea Bolzoni alle chitarre, Daniele Frati a batteria. E là è ancora più estremo il progetto, perché è totalmente improvvisato, musica totalmente improvvisata, per cui anche, cioè, i live non abbiamo assolutamente, come dire, cioè, riferimenti tematici, se non i 3 anni di prove insieme, riascoltando continuamente i pezzi. Questo ci ha fatto crescere molto, nel senso che sei costretto a essere sempre attivo, sempre attento a qualsiasi stimolo che avviene da qualche altro musicista. Abbiamo all'attivo 2 dischi, sì, l'ultimo, e abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare Luca.
Sì, a breve si spera, forse suoneremo anche a Benevento, quindi porto giù i polentoni e ci divertiamo un po'. A che cosa guarda il progetto Swedish Mobilia? Perché diciamo la forte presenza di elettronica e elettricità, diciamo, oltre al lato percussivo molto evidente, è qualcosa che mette diciamo in mostra certe situazioni, oppure guarda a situazioni tedesche, nordiche, dove queste cose sono molto più avanzate, molto più sì, il riferimento all'ordine del giorno. Sì, c'è anche quello, c'è molta musica sì, del nord Europa, comunque l'idea dell'ascolto, dello spazio, dell'uso di loop, cioè, c'è un forte contrasto, perché in realtà ci sono anche situazioni e atmosfere molto molto eteree, molto rilassanti paradossalmente. Però c'è questo, come dire, sostrato percussivo, ipnotico, nervoso che... Ecco, la direzione è questa qua, per cui i riferimenti sì, sono tanti, ma anche dalla classica, dal pop, dal funk, ci sono anche momenti molto molto rock, molto rumoristici, cerchiamo di... Come dire, cioè, riusciamo in questa situazione con gli Swedish a suonare tutto quello... che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo, ecco, cioè veramente molta molta libertà e paradossalmente è stancante, è molto difficile perché, come dire, cioè, pochi sono i momenti in cui ci si può rilassare in un certo senso, se mi sto spiegando, proprio perché devi stare molto molto concentrato e attento a quello che stai suonando al momento, perché non fai riferimento a un tema, a degli accordi, per cui è... Sì, esatto, sembra di fare sport. Tornando a Giovanni, il disco ha anche una componente, come dicevi, anche si intuisce ascoltando, orchestrale, ma è dal vivo che diciamo ci sta anche una sorpresa in questo repertorio che diventa molto più reattivo, molto più caustico. Certo. Hai mai pensato di restringere forse per il nuovo disco un poco la componente di dei sicuro, collaboratori? Di sicuro l'organico del nuovo disco sarà più ristretto, più minimale, perché poi in Genesi c'è stata in effetti la difficoltà di eseguire i pezzi dal vivo che erano molto orchestrati sul disco, e dal vivo invece il quartetto è con trombone, batteria, basso, chitarra, insomma. Questo ci dà molta più libertà quando suoniamo dal vivo, però di sicuro non rende completa giustizia al disco. Il prossimo disco sarà molto più unito a livello di sound su un quartetto base, e ci saranno veramente pochi interventi esterni di altri strumenti, anche se comunque non voglio lasciare da parte la componente fiato-arco, che è una cosa che mi piace molto accostare il suono dell'arco proprio ai fiati, insomma è un contrasto che mi piace. Tu hai avuto, diciamo, una scuola particolare stando al seguito, andando in tour con Minoretano e Albano Carrisi. Certo. Che cosa ti ha regalato? Beh, sono stati anni molto belli, con Mino sono stati tournée 8 anni, ho girato il mondo, insomma ero un ragazzino, avevo 20 anni. Di sicuro è stata una palestra molto forte, perché mi ha spinto proprio a cercare delle soluzioni ogni volta diverse per le serate che facevamo, nonostante il repertorio fosse sempre lo stesso. E poi ho collaborato con un bravissimo maestro che si chiama Altrisio Paletti, e con lui anche ho imparato tantissime cose, insomma è stata davvero una grande scuola che mi ha aiutato tantissimo. Una domanda banale, però diciamo è anche di rito. Le influenze nel tuo stile da dove derivano? A chi guardi come chitarrista, oppure se ci sono altri strumentisti che ti danno stimolo per... Sì, non ho mai seguito proprio i chitarristi soltanto, perché non me ne vorranno molti, ma penso che la chitarra per certi versi sia lo strumento meno cantabile nel jazz, quindi mi sono rifatto sempre a trombettisti, sassofonisti, insomma. Tra i miei chitarristi preferiti posso citare Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Lionel Weke, insomma tutti questi chitarristi qui. E poi c'è la scuola dei grandi, Miles, John Coltrane, Shorter, insomma
mi piace farmi emozionare dalla musica. Se c'è una cosa che mi piace, mi metto lì e me la studio, insomma, quindi ecco qui, tutto qui. Io vorrei finire con una sorta di appello e anche di considerazione. Qui abbiamo dei musicisti straordinari che fanno musica originale e non pedissequa. Purtroppo non ci sono gli spazi. Abbiamo dei grandissimi eventi come Umbria Jazz, come Verona Jazz e altri che stanno scomparendo, che però diciamo vi lasciano sempre un po' fuori dal giro, da dove si svolgono nella sala dei cosiddetti bottoni molti di voi e delle nuove leve che dovrebbero meritare, che comunque hanno anche una certa attenzione dalla stampa specializzata, poi alla fine non riescono paradossalmente a essere conosciuti, a essere apprezzati dal grande pubblico di questi grandi feste e di queste rassegne. Quale potrebbe essere un modo per bypassare, per scavalcare questo impasse? Bah, la situazione è veramente dura, perché penso che di base ci siano proprio dei problemi di comunicazione, perché noi facciamo un lavoro enorme e massacrante di richiesta, inviamo mail, però puntualmente, spesso e volentieri, non ci arriva nemmeno una risposta, cioè nemmeno a dire: senti, ho sentito il tuo progetto, mi piace, non mi piace, ti voglio, non ti... no, niente, proprio assenza totale. E questo è un po' demoralizzante proprio dal punto di vista umano, a prescindere dal fattore musicale, insomma. Poi ci sarebbe bisogno proprio di suonare tantissimo e di investire molto in più nei giovani, credo, perché penso che a volte certe situazioni risultino anche un po' stagnanti, cioè ascoltare sempre gli stessi con la solita musica, fare sempre le stesse cose. Bisogna correre dei rischi, e il jazz è la musica rischiosa per antonomasia proprio, cioè se non rischi qualcosa non ti può mai venire fuori un solo bello, cioè non ti puoi studiare soli a casa, devi rischiare e fare questo, e il rischio deve esserci da parte di tutti, insomma. Dovrebbe esserci anche da parte degli organizzatori dei festival, dei concerti. Sarebbe un mondo bello, sarebbe una bella cosa, ma non penso che sia realizzabile in Italia. Ma al di là, una domanda per Alessandro. Alessandro, il discorso è invece campano. Tu spesso sei stato, diciamo, e hai avuto anche esperienze con Marco Zuzzo, con la formazione, e sei potuto anche andare all'estero con quel progetto e i progetti di Marco Zuzzo. In Campania abbiamo Teano Jazz, abbiamo Pomigliano Jazz, e diciamo che sono le istituzioni in realtà più longeve e più lungimiranti per certi discorsi che danno. Cercano di dare sfogo anche a chi viene dal territorio. Quello che invece è la situazione, diciamo, che può stimolare un assembramento, diciamo, di giovani, anche di maestri, cosa c'è e cosa si dovrebbe fare per mettere insieme sia gli operatori sia i musicisti? Tu parli degli operatori dei festival, ovviamente. Ma anche i musicisti, perché... Ma se avessi la soluzione la darei subito a tutti, però purtroppo non credo, come diceva Giovanni, che ci sia una giusta soluzione. L'unica cosa che si potrebbe fare, appunto, è investire sui giovani, cercare di o tantomeno di parificare, portarli allo stesso piano di quelli soliti, voglio dire grandi big, no? Voglio dire, se comunque gli organizzatori insieme al big facessero uscire comunque una nuova realtà, potrebbero, come dire, mettere sulla bilancia due cose, quindi non andare a perdere, io capisco anche il lato economico, magari l'affluenza, tutta una serie di cose, il nome tira di più, le capiamo queste cose perché abbiamo a che fare con gli organizzatori, magari cercare di accostare queste due cose e quindi cercare di far salire l'una un po' come i vasi comunicanti, no? Tentare in qualche modo di far ascoltare anche al grande pubblico queste nuove realtà quali siamo noi, voglio dire, noi e tantissime altre realtà che ci sono in Italia, che ovviamente noi del sud siamo un po' più penalizzati perché veniamo dal sud e quindi siamo un po' tagliati fuori da quello che poi succede da Roma in su, purtroppo siamo nati qua, però tutto sommato siamo fieri di esserlo. Una domanda provocatoria a Giovanni. Giovanni, per te è più importante
crescere a livello concertistico oppure in una dimensione più chiusa, discografica, nello studio di registrazione? Ma io amo passare le giornate in studio di registrazione, a comporre, a scrivere, a distruggere, a cestinare, cioè faccio in continuazione questo per cercare, in fondo suonare è una cosa molto bella, a parte se c'è la possibilità, però è ancora più affascinante creare delle musiche che poi magari rimarranno per sempre o che magari le persone ascolteranno e utilizzeranno per i loro viaggi in macchina o per fare le pulizie in casa, insomma. E questo è un lato molto affascinante. Poi di sicuro deve esserci anche la controparte, cioè confrontarsi proprio dal vivo con il pubblico, sperimentare durante le serate, suonare con i ragazzi, insomma. Però probabilmente se dovessi scegliere preferirei passare tutta la mia vita in uno studio a comporre. Bene, speriamo che escano grandi capolavori. Speriamo. Comunque ringraziamo ancora oggi gli elementi del Giovanni Francesco. Grazie a voi.